Social TV La Liguria si confronta via Twitter, via Facebook, al telefono, si confronta con gli sms, i messaggi che vedete scorrere nel corso della trasmissione, devo dire molto interessanti. Il tema di questa sera è la discriminazione femminile sul posto di lavoro per quello che riguarda l'occupazione. Andiamo a vedere subito alcuni post su Facebook con Valentina Fiore che scrive discriminazione per via dell'assenza durante la maternità. Andreina scrive: sono discriminate perché in ogni ambito il potere è in mano agli uomini che hanno una mentalità maschilista. Anna White Witch Broccio scrive: perché restano incinte e se sei fortunato ti stanno via solo 5 mesi, se hai sfiga anche un anno e mezzo. Sfiga, fortuna, se sei fortunato, insomma, non si capisce. Giuseppe, eccoci. Collegamento Skype con Valeria Maione. Ah, con la professoressa Maione. Buonasera, professoressa. Buonasera. Valeria Maione, professoressa all'Università di Genova, ma anche consigliera di pari opportunità in regione e a questo punto anche, possiamo dire, opinionista a livello nazionale, sulle reti nazionali, quindi una donna che si è fatta valere anche in una materia difficile, devo dire. E l'università è ancora aperta alle donne o c'è sempre un po' di discriminazione anche nell'ambito scientifico? Beh, indubbiamente quando si va alle posizioni apicali ci sono delle differenze. Se si parte dai ricercatori, più o meno la quantità di uomini e donne è 50-50, e quando si va poi invece sui professori ordinari i numeri delle donne sono più bassi. Però posso fare un riferimento proprio al costo per l'azienda della maternità, perché è stato recentemente dimostrato da uno studio della Bocconi che le aziende non conoscono il costo della maternità, che è bassissimo, non raggiunge nemmeno l'1% degli interi costi di produzione delle aziende. Quindi è una sorta di tabù quello che la maternità femminile crea dei problemi. Ecco, perché si guarda il contingente ma non si guarda la produttività nel suo complesso. Ecco, professoressa, proprio questo motivo, ci sono anche aziende molto grandi, no? Che insomma sfruttano la maternità, quindi si presume con persone molto preparate, che sfruttano la maternità poi per mettere da parte o bloccare la carriera a una donna. Quindi questa, diciamo, ignoranza, nel senso che si ignorano le norme e i reali costi, da cosa deriva? Da una volontà maschilista o da cosa? No, semplicemente dal pregiudizio che la maternità comporti soltanto dei costi. In realtà le imprese intelligenti sono imprese che sanno perfettamente che dalla maternità le donne acquisiscono anche potenzialità, per esempio diventano più che capaci nella risoluzione dei problemi, e quando le donne ritornano in servizio con alcuni accompagnamenti provvedono a mettere a frutto queste nuove potenzialità acquisite. Noi abbiamo un governo di tecnici e se Valeria Maione fosse uno dei tecnici al governo e potesse decidere subito con una legge, ecco, i nostri ospiti dicono anche noi ne saremmo felicissime, Lella Trotta di Will dice ne saremmo felicissime, ma se lei... Io meno. Lei un po' meno, insomma. Se lei fosse adesso in grado di poter decidere e scrivere una legge su questo tema, il primo tema che affronterebbe qual è? Far entrare il più donne possibile dentro il mercato del lavoro, con incentivi alle imprese e quant'altro. E con riferimento appunto anche all'ingresso delle giovani, il sacrosanto, così come quello dei giovani in generale, a prescindere che siano maschi o femmine, mi sembra che in questo momento ci si stia muovendo, appunto pensando ad incentivi, esenzione IRAP per le aziende che assumono personale con età inferiore ai 35 anni. Il problema però è un po' delicato, nel senso che nessuno ci garantisce sul fatto che le imprese che assumono giovani di questo tipo poi non mandino a casa i 45 anni che rendono meno i termini di esenzione.
Grazie professoressa Maione, grazie per il suo contributo a Social TV e grazie per averci contattato attraverso Skype. Grazie, buona serata. Giuseppe, telefonata. Eccoci, chi c'è al telefono? Pronto? Raffaella. Ciao Giuseppe, ciao Giovanni. Buonasera Raffaella, tu hai un'esperienza di opportunità professionale mancata magari a causa del tuo sesso, insomma, oppure di persone che ti hanno discriminato in quanto donna? No, esperienze mie no, però ho avuto delle amiche che se non sei bella non ti prendono, se non sei perfetta non ti prendono. Queste mie amiche hanno più attributi di quei maschietti. Insomma, quindi capita ancora nella realtà. Raffaella, tu ci stai dicendo insomma che ci sono tue amiche che hanno avuto proposte che vanno al di là del rapporto professionale per avere quel posto di lavoro. Bravo. E le tue amiche hanno accettato o hanno serenamente mandato insomma dove merita quelle persone? Ecco, bravo. Nel posto dove merita. Benissimo. E una cosa, io guarda, mi ritengo fortunata perché mia figlia ha 11 anni e da grande vuol fare l'astronoma. Meno male che non la TV, la danza, proprio lei, no. Ciao, arrivederci, meno male. Abbiamo degli esempi straordinari, insomma, di gente che ha studiato e che si è fatta avanti, anche in un mondo, anche questo, molto maschilista fino a poco tempo fa, e forse anche adesso, come la nostra scienziata, insomma, per eccellenza, Margherita Hack. Grazie Raffaella, grazie per il tuo contributo. Andiamo col messaggio di Roberto Seminati, che su Facebook scrive: non è vero che le donne sono discriminate, anche perché le donne sono più tangibili dell'uomo, e quindi si preferisce di più assumere il gentil, si fa per dire, sesso. A questo punto Lella Trotta, io devo chiedere a lei qual è questa definizione che intende Roberto Seminati per sono più tangibili dell'uomo. Tangibili, forse toccabili, non lo so. No, scherzi a parte, forse voleva dire concrete, come abbiamo analizzato prima con l'altra ospite, perché effettivamente le donne sono più concrete. Quando, come diceva Valeria, quando la donna rientra dalla maternità è più portata a fare scelte concrete, decise, è più forte, è vero, diventa più forte. E questo, maternità o no, diciamo che non è il discrimine. Però ho notato che nel mondo del lavoro le donne che non che fanno carriera, ma che lavorano e mettono della passione in quello che fanno, hanno sicuramente questa forza interiore. Vedo, per esempio, in un post sempre su Facebook, sulla pagina di Primo Canale, potete continuare ad aggiungere i vostri post, anche quando finisce la trasmissione. Vi ricordo che ogni trasmissione, ogni puntata di Social TV la potete rivedere su youtube.com/Primo Canale, quindi il canale dove trovare tutte le trasmissioni e gli speciali di Primo Canale. Slam Chimica scrive: io non ho esperienza diretta, ma un prof universitario, e qui andiamo su un professore universitario, attenzione, che conosco, mi diceva proprio stamattina che una ex studentessa, per essere assunta, stava pensando di scrivere sul curriculum Francesco. Questa è una cosa di una gravità, credo, pazzesca, che addirittura un professore possa incentivare o quantomeno sostenere una cosa del genere. Sì, sono affermazioni un po' forti, poi bisogna anche capire la fonte dell'affermazione, ma sicuramente, come stavamo dicendo prima, una donna che lavora è una donna che fondamentalmente fa due lavori, nel senso che sicuramente ha un lavoro in famiglia e un lavoro nella propria azienda. Probabilmente ha una capacità organizzativa maggiore, probabilmente riesce a conciliare in maniera migliore i tempi, le scadenze, forse è questo che farà più paura agli uomini. Siamo in un periodo di preparazione a un test elettorale importante, perché Genova, lo ricordiamo, sarà la città più importante a livello nazionale, un vero e proprio test a livello nazionale. Poi in previsione delle politiche del 2013, le amministrative di Genova sono davvero al centro dell'attenzione di tutti i partiti, di tutti i politici a livello nazionale. E allora sarà importante capire chi sarà il prossimo sindaco di Genova, uomo, donna, centrosinistra, centrodestra, perché comunque ancora ci sono delle ideologie da un lato o dall'altro che possono comunque
incidere anche sul lavoro a livello, insomma, per un sesso o per l'altro, forse. Anche se il sindaco non ha tantissime deleghe per quello che riguarda il lavoro, però abbiamo chiesto cosa chiedereste al sindaco da donne per, al prossimo sindaco di Genova. Per esempio, devo dire che è stato colto immediatamente al volo da chi segue il primo canale, che una delle deleghe dei sindaci riguarda gli asili nido. Questa sì è una cosa, ed è anche un'attività importante per quello che riguarda il futuro anche professionale della donna. Per esempio, proprio Slam continua, gli asili vanno bene in base al reddito. Marco scrive, sicuramente gli asili sono importanti, ma l'aiuto della famiglia è fondamentale per crescere i figli, quindi incentivi alle famiglie, una domanda che si può fare al prossimo sindaco. Vi chiedo rapidamente, e poi approfondiamo. Le competenze comunali, l'incentivo alla famiglia. Ma voi cosa chiedereste al prossimo sindaco per l'occupazione femminile? Tanto di difendere gli asili nido che ci sono, perché noi abbiamo un problema, le finanze comunali sappiamo bene sono molto risicate, sono state tagliate dal precedente patto di stabilità, la finanziaria, e dal patto di stabilità dell'ultimo governo, quindi i comuni non hanno sufficienti risorse a far funzionare quello che hanno. Io domani mattina ho un incontro con l'assessore Leardo, con CGL, CISL, proprio su questi temi, sulle sostituzioni, c'è un problema proprio per sostituire il personale, perché per i blocchi del patto di stabilità sembrava che non si potessero fino ad oggi fare le sostituzioni brevi, quindi sostituire gli insegnanti che vanno in pensione, quindi siamo al dramma, del funzionamento. No, mi scuso, okay. Ma quello che voglio chiedere è difendere quello che c'è e aprire quello che si può di asilo nido, perché intanto... Quindi l'asilo nido come primo avamposto. Il vero sindaco mi dovrebbe dire che mi difende gli asili che ci sono, perché quei soldi che ci sono... E da lì partire, certo, poi per aprirne altri, perché esatto. Ce n'è bisogno. L'idea è solamente il primo passo, no? Perché poi si passa alla scuola materna, al welfare. Esatto, tutta. Quindi difendere l'istruzione e il welfare, questo è il primo compito di un sindaco, quello che chiedete voi. E tra poco continuiamo sul primo canale, anche perché abbiamo le nostre 20 domande da porre al prossimo sindaco di Genova, al sindaco della vostra città, se ci state seguendo dalla Spezia, così come abbiamo anche i tweet e i post su Facebook da analizzare per quello che è il tema della serata e anche scoprire cosa segue poi su primo canale dopo Social TV, tra poco qui con noi. State con noi.